64esimo anniversario della fondazione della Polizia si è celebrato questa mattina presso la caserma Ilardi del secondo reparto mobile di Padova, alla presenza del prefetto e delle massime autorità cittadine, civili, militari e religiose. Lo slogan scelto per festeggiare la celebrazione è «Esserci sempre», per ribadire l'impegno costante degli uomini e delle donne della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza attraverso il quotidiano contatto con i cittadini. Sono state consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che si sono distinti per particolari operazioni di polizia, nonché ad uno dei cittadini che si è prodigato per fornire un concreto aiuto alle forze di polizia in un'operazione antidroga. Fondamentale anche la partecipazione dei cittadini. Davvero, questo è un dato che ci ha fatto davvero piacere registrare, una crescente partecipazione dei cittadini come sentinelle del loro territorio. Ed è questo il motivo per il quale oggi abbiamo voluto testimoniare la nostra gratitudine ad uno di loro, consegnando un riconoscimento ad uno di questi cittadini che non restano indifferenti rispetto a ciò che accade sotto i loro occhi, ma anzi si fanno parte attiva, in maniera intelligente ovviamente, cioè non intervenendo personalmente ma segnalando ciò che accade ed indirizzando l'intervento dei nostri uomini. Da Roma sono arrivati chiari messaggi di gratitudine per il lavoro svolto dal Presidente della Repubblica, dal Ministro dell'Interno e dal nuovo capo della Polizia Franco Gabrielli, che ha ricordato l'impegno nella lotta al terrorismo. Un messaggio ovviamente di allerta per tutti i reparti sul territorio e quindi un appello che noi ovviamente abbiamo da tempo raccolto e rispetto al quale ci adoperiamo al massimo. Il livello di attenzione è molto alto perché lo scenario internazionale è preoccupante e quindi anche nella nostra provincia l'ufficio investigativo preposto a queste attività, che è la Digos, svolge un'opera molto attenta di monitoraggio nell'ambito delle categorie più a rischio e in questa attività siamo riusciti ad individuare un cittadino extracomunitario, un nordafricano, che ritenevamo particolarmente esposto e particolarmente pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, rispetto ai quali il Ministro degli Interni ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale.